Ti ringrazio molto per questa opportunità. Io ho sottoscritto con la mia associazione sia l'appello, e poi mi trovo totalmente nella relazione molto bella che ha fatto Francesco. Potrei fermarmi qui, però sento l'esigenza di aggiungere qualche cosa, anche perché questa parola alternativa è per me anche una sfida. Lo dico anche per età, per voi politici che ho esercitato. Diciamo che io ho provato anche andare al governo un paio di volte in Italia e non è andato benissimo, e quindi, siccome invece penso che il governo sia un fatto importante, vorrei continuare a interrogarmi e soprattutto con voi ragionare su quello che è andato così. Vorrei farlo anche a partire dall'Europa, anche perché, a proposito, questa Europa che in questo momento ci incombe, ma che per me è indispensabile, è anche quell'Europa che è stata costruita in una fase in cui c'erano 13 governi su 15 di centro-sinistra. Naturalmente nel fare queste domande abbiamo anche qualche idea, e Francesco ne ha spese diverse, le condivido. Sento che in quel cammino che lui ha descritto l'appuntamento del 15 ottobre è un appuntamento fondamentale. Per questo è giusto che questa assemblea metta insieme la costruzione di alternativa che sostituisce anche il vecchio Uniti contro la crisi, ma con questo passaggio, perché il 15 ottobre è un momento in cui si trovano in campo precisamente alcuni di quegli elementi necessari per darci quelle risposte che a me interessano. C'è una dimensione democratica radicale nella sua convocazione europea, nei movimenti che la animano in Europa, che è una risposta, diciamo così, a quella crisi della democrazia e della politica che viviamo, e che chiede non semplicemente un'altra gerarchia tra partiti e movimenti, ma un rimescolamento generale di carte, che è una delle cose che non abbiamo saputo fare nella storia nostra precedente e di cui mi dispiace. C'è poi una centralità europea indubbiamente indispensabile per chi vuole porre il tema dell'alternativa oggi. Non si cambia l'Italia se non si cambia anche l'Europa e viceversa. C'è poi un punto di vista radicalmente alternativo. La manifestazione deve essere grande, dobbiamo chiedere a tutti di starci proprio per la forza di quel punto di vista alternativo. Diceva bene Francesco, non siamo l'opposizione che sta con le agenzie di rating, siamo l'opposizione che dice che le agenzie di rating sono il problema e non la soluzione. Dobbiamo chiedere a tutti di starci e creare le condizioni, l'opposto del settarismo, l'allargamento, ma la capacità di includere, la capacità di mostrare che questo diverso punto di vista radicale è però quello necessario, come hanno fatto coloro che hanno dato vita alla grande vittoria referendaria. Sembrava impossibile sancire in Italia l'acqua come bene comune, adesso è un risultato ottenuto con 27 milioni di italiani a consolidare. L'Europa, perché l'Europa c'è, e a volte lei mi dice che non c'è, beh, l'Europa c'è, sta in campo. È anche l'Europa che ha risposto alle rivoluzioni mediterranee con la guerra in Libia, e ho visto una difficoltà anche ad opporsi a quel tipo di iniziativa. E non solo, è l'Europa che ha risposto alle rivoluzioni arabe con delle politiche sui migranti che sono peggiorative di quelle fatte in accordo con i vecchi dittatori. Ma l'Europa che in questi momenti, perché è unita a Strasburgo, sta approvando tutto il pacchetto di Euro Plus, cioè l'iperfetazione di quella che è stata la politica di Maastricht, quella che passa dal deficit, che già ci è costato molto, al debito, che chiede la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, che inserisce regole che sono concetti, per cui si interviene sui paesi non solo in termini di quantità, ma affidando a una governance composta da Consiglio, Commissione, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario la possibilità di intervenire nel merito della composizione dei salari e delle pensioni. Si dice, ad esempio, che in un paese dove c'è il debito, gli incrementi di produttività vanno al risanamento del debito e non ai salari. Ecco perché l'accordo del 28 giugno è un accordo sciagurato, è un accordo che sta dentro di sicurezza. E giustamente la forma che fa il punto di fondo di un alternativa. Dobbiamo scendere dunque in campo per un'altra Europa. E le cose che noi abbiamo da spenderci in questa intenzione sono importanti. La prima è la critica del tempo, la sua natura,
Sono 20 anni che in Italia c'è un attivo di bilancio, i primi due anni in cui in realtà c'è un debito in più e quelli in cui abbiamo pagato risanando la speculazione finanziaria. È inaccettabile dire che il problema sono le pensioni. Il punto vero è che il problema sono la speculazione finanziaria e gli elementi che la sostengono. È un punto radicale, sì, ma è il punto che ha dato la chiave di svolta alle realtà dell'America Latina, che sono andate al governo ma non sono state cacciate dopo 18 mesi come è successo in Italia. E poi gli elementi nostri, i beni comuni, il reddito di cittadinanza, il diritto alla cittadinanza per i migranti. Su questo ho finito, stiamo lavorando anche nel mio piccolo, molti altri, alla costruzione di vere e proprie coalizioni europee che usino anche lo strumento delle iniziative di legge popolare europee, 1 milione di firme in 7 paesi che ci servono a costruire un punto di vista unitario di un nuovo movimento di alternativa europea. Queste cose le possiamo fare insieme, per questo aderiamo alla nostra impresa che sentiamo comune, per questo, ripeto, il 15 ottobre dobbiamo costruire un grande evento capace di essere in continuità con quello delle frecce. Grazie ancora a voi di avermi fatto dare questo contributo. Carla Guarino,